E tornando un po' all'inattesa meraviglia, spiegaci un po' come hai strutturato anche il libro. Vedo qui che non tutte le poesie hanno un titolo, quindi questa è anche una scelta particolare, voluta. Sì, senz'altro. Le poesie in effetti sono in ordine cronologico, a parte qualche piccolo spostamento, e quindi sono una specie di diario degli ultimi 10 anni. Poi effettivamente il fatto che alcune abbiano titolo, poche, e altre no, risponde più a una necessità interna del componimento stesso. Vale a dire, quando scrivo è un po' come se non sapessi dove vado a parare, nel senso che io ho chiara l'immagine che ha dato l'input e il tipo di linguaggio che sto utilizzando. Però effettivamente è come se lo stessi scoprendo poco a poco. E poi in un certo senso non posso decidere io di mettere un titolo o no, perché ce l'ha o non ce l'ha. È un po' come, non so, è un po' come con le persone, no? Le conosci poco a poco e alcune hanno alcune caratteristiche o non le hanno. E è un po' così, mi trovo un po' come un esploratore. Qualche poesia che più ti sta a cuore e vorresti che le altre persone poi le facessero proprio, no? È stata per me un po' una sorpresa vedere come è quello che io avevo sempre tenuto un po' nel cassetto, diciamo, abbia trovato un riscontro anche nell'immaginario e nella vita di altre persone. Era una cosa assolutamente impensata, nel senso che non avevo proprio mai preso in considerazione che quello che scrivo potesse più o meno interessare ad altre persone. E in effetti c'è un gruppo di poesie al quale sono particolarmente legata perché nascono da un'esperienza forte che è stata quella di percorrere a piedi il Cammino di Santiago con mio figlio. Prima volta l'abbiamo percorso quando lui aveva appena finito la seconda elementare, aveva 8 anni, mi arrivava neanche alla spalla, e abbiamo fatto i quasi 1000 km che vanno da Saint-Jean-Pied-de-Port, dai Pirenei in Francia, fino a Santiago de Compostela. E poi ci è talmente piaciuto, è un termine banale, però non saprei come altro descriverla, che è stata una necessità ripeterlo l'anno dopo, e quindi l'anno dopo ancora, zaino in spalla, siamo ripartiti dai Pirenei e siamo arrivati a Santiago. Anche la scelta di fare questo percorso, che insomma sappiamo essere un cammino anche spirituale, Sì, no? la scelta in realtà non è una scelta perché è il cammino che ti chiama e tu a un certo punto devi andare, proprio chiudi la porta di casa e dici io vado, ciao. E io ho avuto la fortuna che, insomma, mio figlio, quando gliel'ho proposto, era piccolino e la parola mille ai bambini risveglia fantasie incredibili. Quindi, un cammino di 1000 km, secondo lui, era la cosa più bella del mondo. E effettivamente è un cammino, che fai molto, come dire, all'interno, sì, è un cammino interiore ed è un'esperienza che è difficile spiegare con parole. O con poche parole, non so, però il desiderio era nato tantissimi anni fa, in un momento particolarmente difficile, e quando mi sono trovata insomma da sola col mio bambino e ho detto se ne esco intera da tutto questo, perché era un momento particolarmente travagliato, ti giuro che vado a piedi fino a Santiago, che secondo me io lo vedevo come la cosa più impossibile del tipo andare sulla luna volando dal balcone di casa mia. E poi invece con gli anni, insomma, questa idea ce l'avevo lì e per me è stato proprio, l'idea era proprio di, è stato un cammino di grazie, cioè proprio per dire grazie a Dio di questo figlio, di questa vita, insomma, che con tutte le sue sorprese, però meglio di così non poteva essere. E quindi volevo andare con lui, pensavo che ci sarei andata quando mio figlio avesse avuto 15-16 anni, insomma, più grande. E invece ne aveva 7 quando una mattina mi sono svegliata e ho detto l'anno prossimo andiamo a piedi a Santiago, sono 1000 km. E lui mi ha detto sì che bello mamma, e io ho pensato, adesso glielo ho detto, devo farlo. E quindi ho iniziato a informarmi un po' e poi siamo partiti effettivamente. E quindi le poesie, tornando a quello che dicevamo, che sono nate un po' lungo il cammino, il primo anno e poi quando l'abbiamo ripetuto, sono forse quelle cui sono più legata, proprio per la bellezza di quel momento vissuto assieme a mio figlio, insomma. Dagli interlocutori, quindi, che reazione ti aspetti? Cosa ti auguri, ecco, si possano portare
portare a casa? Ma a me piacerebbe che fosse proprio leggere le mie poesie, questo libro, fosse proprio un po' un'occasione di poesia, un'occasione di inattesa meraviglia. Vale a dire poter trovare un attimo di sollievo magari dal turbine quotidiano, perché per me l'arte, la poesia, la letteratura, la musica, la danza è questo, è un momento di un'isola felice, ma non per rifugiarmi e non uscire più da lì, proprio per tornare nel mondo a cuor leggero, insomma. E quindi sì, mi piacerebbe che avesse un po' questa funzione di piccolo momento di osa, di ristoro, e che poi suggerisse un po' la possibilità di vedere le cose di tutti i giorni, anche quelle proprio piccole, infime, come un'occasione appunto di inattesa meraviglia. Io credo che sia rivolto poi a tutti, no? Giovani e meno giovani. Sì, assolutamente sì, la poesia è, ribadisco, un'occasione ed è per tutti, nel senso che ecco, a me, se mi permette un piccolo cenno sul linguaggio poetico che mi appartiene, a me piace la semplicità nella scrittura, vale a dire una ricerca poetica fatta di parole accessibili a tutti, il che non implica superficialità, anzi, molte volte la semplicità, il poter dire, saper dire, esprimere le cose con parole di uso anche quotidiano, ci porta ad esplorare proprio la profondità delle cose e a dare un nuovo valore anche al linguaggio stesso. Arrivare alla pubblicazione di un libro di poesia, un libro di testo, è un percorso difficile? Sì, io ho avuto la fortuna di incontrare questa persona, Maddalena Toma, della M Edizione, che dal primo momento ha proprio dimostrato moltissimo entusiasmo per i miei testi, l'altra volta con il libro di Calvino e questa volta con questa raccolta di poesie. Ed effettivamente so che il mondo editoriale è difficile, perché ci sono, sembra che in Italia ci siano più scrittori che lettori, e quindi insomma anche è difficile anche trovare una casa editrice seria che effettivamente ci tenga a pubblicare magari poco, però cose che abbiano un certo peso, un certo valore, insomma, e che abbiano dei criteri editoriali chiari e validi, insomma. È difficile, per me è stata un po' una serie di coincidenze che ci hanno portato a incontrarci, ed è stata una collaborazione, insomma, che finora ha portato dei bei risultati, insomma. Poi ecco, per me è stato un po' l'input a uscire un po' dal guscio, nel senso che, come tante altre persone, insomma, fai qualcosa, a te sembra buono, ti piace, lo fai perché sai fare qualcosa lì. Io mi ricordo che avevo letto una volta e mi sono sentita proprio confortata nell'intimo, uno scritto di Calvino diceva che insomma lui scrive perché non sa fare altro. Ed è un po' così, perché quando, per me perlomeno, faccio dell'altro, perché insomma uno deve anche mangiare, lavoro, faccio un lavoro che mi piace e faccio mille cose, insomma, però effettivamente io so che per me è scrivere, cioè, non ci sono altre cose che voglio fare. Se questo che io faccio ha anche un riscontro pubblico, ben venga. Io non lo cercavo, non me lo aspettavo, però se ho visto che è stato un po' un modo per aprirmi gli occhi e rendermi conto di che posso restituire un po' quello che ho ricevuto, nel senso, io ricordo che in vari momenti, belli e meno belli, se non avessi avuto quel concerto, quello spettacolo di danza, quella poesia, sarei affondata. E avevo, io mi ricordo tanti anni fa quando studiavo a Milano, era un periodo un po' triste così, che arrivavo all'Istituto Superiore di Comunicazione dove studiavo marketing, arrivavo sul filo delle note di un concerto, del concerto per violino e orchestra di Brahms. Per me era uscire di casa, mettermi le cuffiette, perché al tempo c'erano ancora le cassettine preistoria, e arrivare senza neanche rendermi conto di aver camminato 5 km alla scuola e spegnere quando finiva il concerto. E per me quella era la mattina, il resto erano dettagli.
Oppure altre volte mi ricordo uno spettacolo di baile flamenco che ho visto anni fa alla Fontana di Avere. Io mi ricordo che quella sera lì per me è stata la rivelazione di un mondo, ma di cose che è stato un regalo. E quindi quando persone che hanno letto i miei testi mi hanno detto che loro avevano avuto questa sensazione leggendo quello che avevo scritto io, beh, per me è stato un po' un modo per restituire quello che avevo ricevuto, insomma. L'inattesa meraviglia è un punto di arrivo o un punto di partenza? È sempre un punto di partenza, meraviglia. Adesso sto lavorando ad altri testi, ad altri componimenti poetici e fiabe, sto anche mettendo assieme un libro sulla mia esperienza di ragazza madre in pellegrinaggio a Compostela, quel pellegrinaggio sì che ho fatto col mio bambino. E per me l'inattesa meraviglia che apre la giornata, ogni giornata, è proprio il punto di partenza. Io sono sempre in partenza, sempre con la curiosità di vedere cosa mi riserva poi il cammino lì dietro l'angolo. E sempre in viaggio. Sempre. Grazie davvero ad Elisabetta Orlandi, scrittrice, artista, musicista, un artista insomma tutto tondo, per aver accolto il nostro invito e per essere stata con noi. Grazie a te Francesca, è stato un piacere.